Bentornati a Quattro Zampe, lo spazio dedicato ai nostri amici animali. Oggi parliamo di alimentazione e lo facciamo con la dottoressa Vigano, che ci spiegherà quali sono i cibi da dedicare ai nostri animali, quali sono quelli da preferire rispetto ad altri e soprattutto ci spiegherà che anche i nostri cani e i nostri gatti possono soffrire di intolleranze alimentari. Sì, proprio come noi. Per questo dobbiamo stare attenti e individuare l'eventualità che capiti anche a loro. Oggi parliamo di alimentazione e lo facciamo appunto con la dottoressa Vigano. Dottoressa Vigano, qual è l'alimentazione più corretta, più consigliabile per i nostri cani o gatti? Oggi abbiamo la possibilità di scegliere tra due grosse tipologie. Un'alimentazione commerciale, che è quella che possiamo trovare nei negozi, quindi un alimento secco o umido. C'è a disposizione un'ampia scelta per tutte le esigenze, quindi in base all'età, il cucciolo, il cane adulto, il cane anziano e anche per i gatti, ma anche per tutta una serie di patologie, alimenti già pronti per chi ha problemi di sovrappeso piuttosto che patologie metaboliche o problemi di dermatiti e via dicendo. L'altra scelta è l'alimentazione casalinga, che consiste nel cucinare per il nostro animale, quindi non come si faceva una volta un po' di carne e un po' di riso, ma una dieta bilanciata strutturata da un veterinario nutrizionista che darà tutte le indicazioni per fare una dieta completa e senza carenze che si può dare tranquillamente per tutta la vita dell'animale, specifica per ogni età e ogni esigenza. Come noi, anche i nostri cani, i nostri gatti possono soffrire di disturbi alimentari, delle vere e proprie intolleranze. Dottoressa, come possiamo noi capire un segnale di disturbo, di un'intolleranza e come dobbiamo procedere? I disturbi alimentari sono una delle cause più frequenti per cui noi visitiamo gli animali. I sintomi più frequenti delle intolleranze, quindi non delle vere e proprie allergie, le intolleranze danno sintomi cronici, vomiti saltuari, feci altalenanti un po' morbide, un po' formate, e soprattutto un sintomo che viene spesso sottovalutato è l'appetito capriccioso, che spesso viene interpretato come un capriccio del nostro animale, ma in realtà l'animale ci sta dicendo che qualcosa non va. Spesso sono necessarie delle indagini, quali ecografie e nei casi anche più gravi delle endoscopie. Il nostro consiglio è quello di non fare mai il fai da te, quindi provare a cambiare un sacco di mangimi, perché non ci aiuta ad arrivare a una diagnosi e ad aiutarvi. Bisogna escludere prima di tutto una serie di patologie che danno gli stessi sintomi, quindi banalmente delle parassitosi piuttosto che patologie metaboliche come un'insufficienza renale o altri problemi, per poi arrivare ad indagare meglio l'apparato digerente con le indagini di cui vi ho accennato prima.